ragazzi, eccoci qui finalmente con Nonna Stormy. Oh, Nonna Stormy, allora sai cosa andiamo a fare oggi, Nonna Laura? Sai cosa andiamo a fare? Ti faccio conoscere i principali esponenti del rap italiano, della trap. E chi è? La trap è una cosa un po', devi ballare così, prova, va. E comunque no, no, oggi andiamo a conoscere la Dark Polo Gang. Prova a ripeterlo. La Dark Polo Gang. Che cacchio è? La Dark Polo Gang. Prova a leggere qua, vedi che c'è scritto. Dark Polo Gang. Dark Polo Gang. Gang, è bravo, ok. No, ce l'ha, Gang. Sì, però inglese, no. Ah, beh, trap, io sono in Italia. Non oggi sai cosa facciamo? Allora, andiamo ad ascoltare insieme due canzoni della Dark Polo Gang. La prima è questa qua, come si chiama? Magazzino. Il magazzino c'è scritto. Magazzino, e la produzione è by... Sikluk. Sikluk per due, no? Ah, Sikluk per due. Allora, ragazzi, 30.000 mi piace, collaborazione con la nonna e la Dark Polo Gang. Se mi piace a me, se no niente. L'importante è che non si parla di droga, non si parla di cacchio, e niente. I ragazzini devono studiare, devono pensare. Non si devono drogare. No. Soldi in mano, sto fumando. No, Tu hai troppi contatti, quindi hai due iPhone? E cosa vuol dire Dio? Allora, però nonna, per questo video ti devo far vestire per Dark Polo Gang, perché sennò non sei... E beh, cosa dobbiamo fare? Allora, 3, 2, 1... Nonna, guarda, 777, Sick Luke. E questo è 777, no? Ah, il 777, questa è la canzone prima in tendenza. Questa è Magazine, si chiama, nonna. Speriamo, che sia bravo. Non è uno, ma sono più cantanti. Tony F, Sick Luke, Dark Pyrex, sono Dark Side, c'è Tony. Tu lo conosci, Tony? Io non conosco tutti questi qua, non li conosco. Vabbè, allora, ai tuoi tempi non c'era Tony. Non c'erano proprio cantanti. Basta che non dicono le parolacce, che per me va tutto bene. Assolutamente non le dico. Mi va bene tutto. Loro, cioè, proprio un modo di vestire così. Come se avessi... No, ma il 4 e il 7 puoi toglierlo. Non è che devi... Beh, facciamo ginnastica, dai. Angolatello da mettere. Ma guarda un po', perché l'ha messo così il dito? Guarda che nonna sta fumando questo. Allora non mi piace. Non più. Ti piace più. No, però è un bel ragazzo, no? Sì, però è bello, fuma. Ma però vedi... No. Fumare no. Hai capito? Sikluk. Sikluk, sì. Però fumare no. Andiamo avanti. La sua troia lo conosce bene. Lui la conosce, mica io. La sua troia lo conosce e la manda a casa senza fare niente. Fai proprio il tuo dovere, figlia mio. Mi piacciono tutte, ma amo solo lei. La mia faccia sopra un magazzino. È il cane, che bello, Hai capito? Adesso la sua troia lo conosce bene. Ma vedi com'è il suo modo di vestire. Cioè, tu ci assomigli un po' in questo momento. La mando a casa senza fare niente. Mi piacciono tutte, ma amo solo lei ama, capito? Cioè, non è che ama tante persone, ama solo lei. Non riesce a spogliarmi. Vestito rosa, penso di essere una barca. Hai capito? Ha talmente tante collane che non riesce a spogliarlo con la sua troia. Madonna, hai capito? Questa qui. E poi la manda a casa senza fare niente. Senza fare niente. Asciutto la mano. Asciutto la mano. Non lo so. Mandi baci. Siete solo dei bufi. A noi siamo dei bufi. Dei bufi. Che stiamo guardando andare lì. Siete dei bufi. Mandatemi le vostre pagelle, trattate bene vostra madre. Però questo è buono, Sì, sì. Vedi? Trattare bene la mamma, i genitori. I genitori. Quindi, nonna, vedi che non sono persone cattive. Dicono, trattate bene. A meno male. Però mandano le troie a casa senza fare niente. Fai bene, figlio mio. No, le gambe, lascialo stare. Lo sai chi sono i Backstreet Boys? No, non lo so, io sono all'antica, Ma l'antica, ma guarda, ma queste canzoni a me Non ti piacciono tanto? No. I nostri tempi erano tutti diversi. Questi sono i Backstreet Boys, nonna, Andiamo? I want it that way, tell me why. Ma questi sì mi piacciono. I never wanna you say. Hai capito? Questi sono i Backstreet Boys. Sì, questi mi piacciono. No. Già si vedono che a me questi non mi piacciono. Hai capito? Ha capito? Le stesse cose. Infatti ho detto tre volte la stessa cosa. La stessa cosa. No, va bene, non va bene, figlio mio. Hai capito? No, io lo escludo proprio. Non ti piace questa gente qui? No. Ti piace.
l'ha già detto tre volte. Sì, ma quante volte che lo dice, figlio mio? E quella è la droga che ci fa impazzire. Ma se quello lì ci dà una zappa da zappare, non gli viene pure di cantare queste cazzate? Avevo un nipote così, guarda, lo strozzavo subito. No, nonna, veramente, mi strozzavi. Se ti diventavi così già... Mi strozzavi. Ero già morto. Ah, per me è finita. Era finita. Questa canzone quindi non ti è tanto piaciuta? No, non mi piace, piacciono ai ragazzini. Una volta che ascolti queste cose, inizi uno, due volte, tre volte, poi non ne puoi più fare a meno. Perché quella è la droga, no. Questi qua no, non mi piacciono. Adesso abbiamo ascoltato Magazine, che è il nuovo successo, diciamo, della Dark Polo Gang. Adesso andiamo ad ascoltare invece Sportswear. E chi è Sportswear? E chi è Sport? E chi è? E chi è che è sporco? Chiama Sportswear. Sportswear. Leggi tutto. Sportiver. Che cacchio dice, vai. Poi prompt, boom, sick. Che cacchio. Bye. Sick. È sick. È il solito. Sick. Chi è il solito? È il solito. Siclu. Siclu. Ah, Siclu. Siclu. Adesso vediamo chi è. Devi dire 777, sennò non parte la canzone. 777. Dick Polo. Grande. Aspetta, no. Patrizia. Allora, sai cos'è? Sai cosa sono le Air Max? Le arme? Le arma. Gli Air Max. Ecco, Bentley. La Bentley, sai cos'è la Bentley? Quella che si mette in testa. Ciclo, ciclo. Che cosa hai capito, nonna? Non ho capito un cazzo. E cosa dicono? Allora, te lo faccio risentire. Vediamo quello che capisci, Che cosa ha detto, no? La musica mi piace, ma però quel che hanno detto non ho capito niente. Andiamo avanti. Dopo facciamo il karaoke. E loro sono talmente ricchi, si prendono le Air Max della Nike, Calvin Klein, no, questa è tutta gente ricca che va a giro con le collane. Eh sì, capito? Ma si prendono la droga questa gente, non mi piace, io preferisco un bel panino di salame. Bravo, il pomodoro, queste cose qua, meridionali. Hanno talmente tanti contatti. E tu hai quanti contatti hai? Io tutto il mondo, tutti i ragazzi li conosco. Vedi, allora questi qua hanno talmente tanti contatti che in un telefono non ci sta. Allora hanno due iPhone. E cosa sono? Il culo sopra la benda? Una Bentley, è una macchina, no? Una macchina costosa, no? Qua. E sta fumando, Ma tu pisci sopra gli eter? Pisci nel gabinetto, mi sono sopra. Ma questo, non sto capendo. In che lingua è? Che lingua è? C'è. Arabo, non lo so io, Non li capisco proprio. Se non parla così e se non fa tutta questa droga che fa, non mi piace proprio. Andiamo avanti. È un bel ragazzo. Ha la schiuma lì ai capelli, non ha niente, vedi? Ma cos'è la schiuma ai capelli? Ma no, la schiuma, la corazza che c'hanno, sai, alta. C'hanno tutto qui, tutto spelato, e poi c'hanno questo coso alto. Che incontri i rinoceronti in giro? No. La corazza. La cresta si dice. La cresta, Lo vuole morto, lo sai? E per forza lo vuole morto. Se lui fuma, lo vuole morto. E chi è che li guarda questi qua? Sono la nuova moda, 777. Ma no, figli miei, non è andata quella moda lì. No, non è che sono così veramente, capito? Poi è proprio uno stile, non lo swag. Ma che stile, capito? Stile, un po' così. Diciamo, no, poi lei è 4 minuti che c'ha il 4 e il 3. Bene, allora, questa è la canzone un po' più semplice, un po' più lenta, un po' per le tue caratteristiche, diciamo, musicali. Devi semplicemente ascoltarla e intanto la canti, ok? Dimmi se è troppo alto, va bene? Sì, va bene. Oh, ma perfetto, devo sardo. Sì. Clou, bastardo piccolo, spezzacuore. La tua tipa ha conquisto con un mazzo di fiori. Trepe tempure, cote puntino. E la mia foto nella borsa come fosse un santino. Trepe tempure, e cote puntino. Ha la mia foto nella borsa come fosse un santino. Brava, no? Sono un moccacher, tuo piccolo moscerino. Ho una granita al collo, sembra che sto a Tormina. La faccio battere il cuore come la batteria, dai Grito 7, sono il nuovo Candy Cricard. La faccio battere il cuore come una batterista, dai Grito 7, sono il nuovo Candy Cricard. Cazzo Cristo.
è che sto gridando io. Allora no, essendo che sei troppo brava, ti faccio fare anche sportswear. Cliuc, si cliuc, e poi parte la canzone. Sicus, sicus, dein gang, dein gang gang, si cluc e bang, sport, mat. A Kevin, tanti, quindi ho due prop, orologio, ma non ho troppo tempo, sto inseguendo i soldi come un toc, soldi in mano, no assegni, il mio culo, un bet, beat boss, sto fumando, ferro in mano col babbo, e sento, non ti offendere, chiamo Ton, vieni a prendere, fatto quinto, fai finta come una bestia, sto pensando soltanto agli euro, sto pensando soltanto agli euro, a casa mia madre, quindi la porto in albergo. Ah, la mia madre è morta, mia madre, portando droga in ogni posto, però lo porto nel set e lo siamo che siamo a Roma, triple set su ogni cosa, dai gang gang. Tanti contatti. Io ho due prop. Brava, no, e bravissima, cos'è? Brava. E no, cos'è no. Il touchdown? È un touchdown, no, non ti preoccupare, cos'è. Ah. Ok, ragazzi, questo video di reazione, karaoke, un po' tutto abbiamo fatto oggi. La Dark Polo Gang è finito. Consigliateci qua sotto qualche altro cantante, gruppo, un po' così, un po' simpatico. Da andare a fare una reazione con la nonna, che tu nonna di musica nuova, non è che ne sei molto accorto. E non li voglio sentire. No, io voglio sentire modernità, le cose. Modernità. No, moderno non mi piace. Non ti piace. No. Mi raccomando, 30.000 like. Cerchiamo di contattare la Dark Polo Gang con la nonna. Tu con la Dark Polo Gang. Che non mi piace quelli, Proprio quale dobbiamo andare a contattare. Sì. E noi, nonno, dove ci vediamo in un prossimo video? Al prossimo video. L'importante è che non ci sono gay lì, quelli allora, cavolo là. I gay non sono... No, gang bang. Gang bang. Non sono i gay. Ah no, i gang bang non lo voglio. Non ti piace No, non mi piace. La gang bang non ti piace. Non ti piace la gang bang? No, non mi piace.